Ha scelto i cancelli della Perini Corber, uno dei simboli della metalmeccanica lucchese e toscana, per parlare di crisi, occupazione e promuovere la lista L'altra Europa con Tsipras. Tappa a Lucca per il segretario nazionale di Rifondazione Comunista Paolo Ferrero, sostenitore della lista elettorale italiana di sinistra radicale che partecipa alle elezioni europee. Ferrero è rimasto fuori dai cancelli per incontrare il consiglio di fabbrica della Perini. Noi siamo qui a dire una cosa molto semplice, che questa Europa così com'è fa schifo, l'alternativa non è chiudersi in casa, ritornare al nazionalismo italiano, l'alternativa è rovesciare questa Europa come un calzino, obbligare la banca centrale a finanziare un piano per il lavoro e smetterla di regalare i soldi alle banche o alle industrie americane che fanno gli F-35. Questo è il problema. Dopo le agitazioni dei mesi scorsi, attualmente alla Perini la situazione è tornata alla normalità. La ristrutturazione annunciata dall'azienda a inizio anno con 130 esuberi è stata risolta con alcune decine di uscite volontarie. Per Paolo Ferrero i problemi delle aziende italiane però vanno risolte a livello nazionale. Di fronte a una crisi generale a livello locale non si può far tanto, si può costruire forme di solidarietà. Qui alla Perini hanno fatto un buon accordo sindacale che ha evitato i licenziamenti, quindi si possono fare delle cose, ma il grosso va cambiato a livello generale. I padroni si sono messi d'accordo a livello internazionale, bisogna riuscire a metterci d'accordo anche noi operai, e per questo abbiamo fatto una lista che c'è in tutta Europa, per riuscire ad essere forti quanto loro e ad obbligarli a cambiare politica, perché altrimenti se ci si inchiude ognuno a casa sua si finisce nella guerra tra i poveri.